Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Soul Society Italia. Come vi avevo detto qualche tempo fa qui sul canale, avevo intenzione di fare una serie di video, una sorta di video ricapitolativi per quanto riguarda molte argomentazioni legate all'universo di Bleach in vista dell'uscita dell'anime, una sorta di grande ripasso su tanti aspetti principali dell'universo stesso di Bleach. E vorrei continuare in realtà una rubrica che avevo lasciato incompleta quasi un anno fa. Volevo cominciare a parlare dell'Ueco Mundo e in generale dell'evoluzione e la classificazione degli Hollow. Vi consiglio infatti di andarvi a recuperare il primo video di questa rubrica sull'evoluzione e la classificazione degli Hollow che avevo fatto un annetto fa e infatti vi lascio il link in descrizione. In sintesi, avevamo analizzato le classi degli Hollow semplici, a partire dai Demi Hollow, che sono diciamo degli Hollow in procinto di trasformarsi quando un Plus, ovvero un fantasma umano per capirci, si sta per strappare il cuore e la catena del fato dell'anima si sta per spezzare. Una volta chiaramente ultimato il processo, arriva la vera trasformazione in Hollow. E abbiamo visto anche delle forme particolari come gli Ouch Hollow, che sono Hollow molto più grandi di dimensioni e molto più pericolose. Gli Hollow artificiali, che sono stati quelli creati dallo Gyokugeku, ad esempio Metastasia, l'Hollow creato da Aizen che uccise il buon Kaien Shiba. E ultimamente avevamo anche visto gli Hollow infernali, nell'ultimo capitolo appunto del manga, in cui per l'appunto la loro caratteristica principale era quella di far fuoriuscire dal loro corpo la loro cavità Hollow. E non sappiamo purtroppo nessun'altra informazione a riguardo. Oggi quindi andremo ad analizzare nel dettaglio la grande classe dei Menos, ovvero il secondo grande stadio evolutivo degli Hollow che racchiude chiaramente delle varie classi. I Menos ci hanno sempre affascinato all'interno della storia di Bleach perché gli Arrancar e quindi gli Espada sono di base dei Menos. Ovviamente ci sono i Menos più forti, quelli meno forti, quelli più evoluti e quelli meno evoluti e oggi li andremo tutti a studiare nel dettaglio. La prima grande spiegazione riguardante queste tre classi di Menos ce la diede Itsugaya quando all'inizio della saga degli Arrancar ha dovuto per forza di cose spiegare ad Ichigo e Company quale fosse l'assetto effettivo degli Hollow che vivono nel Ueco Mundo e quali sono le vere minacce appunto dopo che Aizen aveva tradito la Soul Society. È chiaro quindi che alla base del processo evolutivo degli Hollow c'è il cannibalismo. In sostanza può accadere che un elevato numero di Hollow, affamati non soltanto di anime umane ma anche di altre anime Hollow, inizino a combattere tra loro, può accadere addirittura che le loro numerose anime si fondano per creare un'entità superiore ed è qui che si innesca il processo evolutivo dei Menos. Il primo stadio della nostra classificazione riguarda i Menos Grande o Gigan, che il loro nome significa appunto Grande Menos o Giganti. È chiaro che i Menos Grande sono la specie più debole per quanto riguarda i Menos, ma la loro eliminazione per quanto riguarda la Soul Society è sotto l'incarico di grandi ufficiali di seggio. La caratteristica principale dei Menos è che sono tutti uguali nell'aspetto, non hanno intelligenza, che è paragonabile a quella di un animale, e sono cannibali. Si cibano infatti degli Hollow più piccoli, nonché dei loro stessi simili. Caratteristica primaria dei Gigan è la capacità di utilizzare il siero, tecnica che in realtà è condivisa da tutte e tre le specie dei Menos. Sono sempre stato affascinato dai Menos Grande perché hanno, non lo so, un disegno davvero ansiogeno. La prima volta che lo vidi arrivare a Karakura in quella famosa scena con Ichigo che lo respinse per la prima volta, ero piccolo e ho avuto anche un po' di paura. Tra l'altro avevo lo schermo di Windows con la classica collina del cielo che si squarciava con l'arrivo del Menos Grande, quindi è sempre stata un'icona di Bleach, secondo me, anche se non hanno molta importanza, perché sì, saranno la fanteria nell'esercito di Aizen, ma nemmeno troppo, perché poi verranno distrutti in mezzo secondo durante la guerra dei Vizard. Beh, in ogni caso, i Menos Grande sono davvero affascinanti, e c'è da constatare una cosa. C'è una mini saga filler all'interno del vecchio anime che riguarda la foresta dei Menos, ovvero quando Ichigo andò nell'Ueco Mundo a salvare Orime, cadde al di sotto delle sabbie dell'Ueco Mundo e finì in questa grande foresta di Menos, che è un covo di Hollow sostanzialmente, in cui poi incontrano quel famoso Shinigami Ashitokano. Bene, quella
saga è filler, ma è canonica. Nel senso che Tite Kubo voleva inserirla nel manga, ma non ha potuto farlo per tempistiche. Tant'è che il design dello Shinigami in questione è stato fatto da Kubo. Anzi, ritornerà anche in qualche novel questo personaggio. Di conseguenza, se non l'avete visto, potete farlo, io ve lo consiglio. È l'unica, forse, saga, mini saga filler che vi consiglio di vedere. E detto ciò, la foresta dei Menos, quindi il covo dove abitano i Menos, è da lì che diparte il processo evolutivo. Seguendo i flashback della storia di Grimmjow, ci viene spiegato che a volte un Gillian può manifestare un'intelligenza superiore e mantenere una propria coscienza. Lo chiameremo un Gillian speciale, e in tal senso questo Gillian è più propenso al cannibalismo e uccidendo tanti suoi simili può innescare il secondo processo evolutivo. La strada degli Hollow sale fino al livello degli Ajukas. È curioso infatti che anche come nel flashback dell'evoluzione di Grimmjow in particolare, la prima scena di quando lui era un Gillian speciale è ambientata appunto nella foresta dei Menos sotterranea. Infatti lui, con la sua sembianza da pantera ormai Ajukas, sbucherà fuori dalla sabbia. Quindi questo era per dire che la foresta dei Menos è canonica e non filler. Parliamo infatti adesso del secondo stadio evolutivo dei Menos, gli Ajukas. Gli Ajukas in giapponese stanno per mostri demoniaci e dalle dimensioni ridotte rispetto ai Gillian hanno una forma più animalesca e sono estremamente più rari. Hanno tra l'altro un buon intelletto e una forza nettamente maggiore. Per rimanere in questo stato e sperare di potersi nuovamente evolvere, sono costretti però a divorare continuamente altri Hollow, altrimenti rischiano di regredire allo stadio di Gillian per sempre. Se posso dire la mia, gli Ajukas sono il mio stadio degli Hollow in generale preferito, perché vivendo perennemente nella paura di regredire per sempre nella forma Gillian, hanno un'attitudine molto più animalesca e molto più improntata al combattimento. Ma questo lo vediamo anche tra gli Espada, che sono Arrancar. Cioè, se noi pensiamo a Grimmjow, che è un Ajukas, pensate alla sua attitudine. I Vastolord, per quanto sono, poi adesso vedremo, gli Hollow più potenti di tutti quanti, non hanno questa attitudine, perché in un certo senso sono arrivati al loro scopo evolutivo. Gli Ajukas invece vivono in questo stato perenne di ansia, di uccidere propri simili per evolversi, in una paura marcia di rimanere praticamente dei mentecatti per sempre che vagano nelle sabbie del loro mondo. Quindi mi piace molto questo aspetto, perché poi va anche a incidere i comportamenti e la caratterizzazione stessa dei personaggi Ajukas che vedremo poi in forma Arrancar, ma questo è un altro discorso. Quindi, se gli Ajukas riescono dopo tantissimi sforzi a uccidere un gran numero di Ajukas e di altri Hollow molto potenti come loro, si arriva allo stadio finale, quello del Vastolord. I Vastolord, che in giapponese sta per mostro sapiente, sono la forma definitiva più potente e rara dei Menos. Dalle sembianze molto simili a quelle umanoidi, la loro forza può addirittura essere superiore a quella di un capitano del Gotei 13. Una volta raggiunta questa forma, non si può più retrocedere di classe. Quindi, ricapitoliamo un attimo. I Menos sono tantissimi in numero, sono più deboli e sono anche stupidi. Se uno di questi Menos però mantiene la propria coscienza, la propria intelligenza, può iniziare a mangiare altri Menos e innescare il processo di cannibalismo evolutivo verso gli Ajukas. Gli Ajukas sono rari, molto più forti, hanno la loro coscienza e sono in perenne cerca di altre prede per potersi evolvere finalmente nello stadio finale, i Vastolord, che però hanno una forma più umanoide. E volevo farvi riflettere su questa cosa. Credo che sia molto affascinante e anche un po' poetica questa scelta stilistica di Tite Kubo. Perché se uno pensa alla forma finale di un Hollow, che sono mostri, dei demoni per l'appunto, immagina qualcosa di mostruoso. Invece più gli Hollow si evolvono e più tornano ad essere umani, non solo nell'aspetto, ma anche in un certo senso nel proprio comportamento. Facciamoci caso, pensiamo agli Espada più forti, pensiamo a Stark, Haribel, Ulquiorra. Posseggono delle caratteristiche che gli Ajukas non hanno, ovvero. Non è, questo chiaramente non è una generalizzazione perché Barragan è un pazzo ed è un Vastolord. Però pensateci, Stark e la solitudine, Haribel e il sacrificio, Ulquiorra e il nichilismo hanno degli aspetti più umani, nettamente calcati dalla penna di Tite Kubo.
E credo che questa non sia solo una mia impressione. Più che altro è poetico il fatto che di base gli Hollow sono esseri umani che perdendo il loro cuore nascondono la loro sofferenza dietro una maschera e quindi arrivati alla fine del loro percorso ritornano in un certo senso a quella debolezza d'animo umana, anche delle sembianze umane. Sono molto più tormentati dal punto di vista esistenzialistico, pensateci. Ho fatto due esempi già, il nichilismo di Ulquiorra e la solitudine di Stark. Ma detto ciò, i Vastalord sono rarissimi. In realtà di The Cube non ci ha mai detto chi è Vastalord e chi no, ma questo è un discorso più ampio, lo vedremo in altri video. Sono pochi, sono fortissimi, sono di media più forti di un capitano, anche se volevo dirvi un'ultima cosa in merito alla forza dei Menos. Molti di voi spesso mi fanno delle domande, ma chi è più forte, Grimmjow, chi è più forte, Ulquiorra? Ok, tutte queste differenze di potere. Grazie alle novelle ci vengono spiegate alcune cose interessanti, ovvero che sono esistiti nella storia della Soul Society, dell'Uecomundo, degli Ajukas che erano addirittura più forti dei Vastalord. Cioè, un Ajukas in Can't Fear, You Know World, raga, il nome è impronunciabile, non me lo ricordo, scusatemi. Che era così forte da eguagliare un Vastalord ed era amico di Barragan, che per l'appunto era il re dell'Uecomundo, il secondo spada. Quindi in realtà gli Ajukas sono i miei preferiti pure per questo motivo, perché essendo sempre pronti al combattimento possono eguagliare in forza anche un Vastalord, che è ovviamente uno stadio evolutivo maggiore. Chiaro, questo non sempre, però può accadere. Ed è per questo che ci si interroga sempre Grimmjow, ad esempio, vediamo il suo flashback, abbiamo preso il suo flashback proprio per spiegare gli stadi evolutivi. Non si è ben capito se poi diventa Vastalord oppure no, perché i suoi seguaci poi non li uccide, tant'è che saranno le sue freccione, no? E molti dicono, però Grimmjow è forte come un Vastalord, ok, ma potrebbe anche essere un Ajukas super potente, anche Noitra in teoria non dovrebbe essere un Vastalord, eppure è fortissimo. Quindi è inutile fare queste cose, queste discussioni che molte volte sono anche accese sotto i commenti. Ajukas e Vastalord è semplicemente uno stadio evolutivo. E quindi non per forza un Vastalord è più forte, un Ajukas è più debole. Non è importante in un certo senso soffermarsi su queste cose. In ogni caso, gli Hollow, ragazzi, sono sempre stati la mia specie preferita. L'Uecomundo è un regno affascinante. E spero che questo video vi sia piaciuto, magari nella spiegazione. Spero di essere stato chiaro. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Credo che questa rubrica degli Hollow continuerà chiaramente parlando degli Arrancar, che non sono una classe evolutiva naturale, ma possiamo definirla forse un'evoluzione artificiale dovuta allo Gyoku. Ma per saperne di più, chiaramente dovete iscrivervi al canale, commentare e rimanete aggiornati sul prossimo video. Ciao!